Cari telespettatori, buonasera. È stato archiviato da poco il referendum sulle trivellazioni nell'area praticamente di 12 miglia dalla costa. Sapete qual è stato il risultato? Sapete che il referendum in pratica non si è svolto. Ma la politica cammina e ci sono già altri avvenimenti alle porte. Si voterà per le amministrative, anche Irpinia è chiamata in 31 comuni, mi pare, a dare un responso per i 4 anni di mandato amministrativo. E poi c'è la madre di tutte le battaglie, che quel referendum si farà certamente sulla riforma della Costituzione, provvedimento portato avanti dal governo Renzi. Quindi c'è molta carne al cuocere. Noi vogliamo parlare un po' della situazione che si sta, come dire, manifestando nel centro-destra, e vogliamo parlarne con Franco di Sicilia, il preside, è stato ospite tante volte da noi, è stato candidato più volte con buoni risultati, alterne fortune, diciamo così. E vogliamo parlare con lui perché ha sempre dimostrato equanimità, distacco rispetto alle cose, anche quando era impegnato direttamente in una lista, in una candidatura. E perciò è la persona, secondo me, più indicata nella nostra provincia a parlare in toni, come dire, equilibrati di quello che sta succedendo nel centrodestra italiano. Centrodestra, è inutile nasconderlo, è in crisi molto grave. Non è tanto la battaglia a Roma, Bertolaso, la Meloni, Salvini, lo stesso Berlusconi, ma secondo me è, come dire, uno scontro proprio sulla guida, sulla leadership del centro-destra. Chi deve avere questa leadership? Ancora Berlusconi oppure questa nuova generazione, chiamiamola così, di Salvini, della Meloni, Toti, insomma tutti quanti con un'età più o meno uguale. Lei che ne pensa? Che idea si è fatta? Ma innanzitutto registro che il centrodestra sta vivendo una stagione difficile a dir poco. Non c'è più forse il centrodestra così come lo abbiamo sentito, visto nelle numerose prove di governo negli ultimi anni. Abbiamo una coalizione sfilacciata, una leadership meno carismatica. Abbiamo una conflittualità endemica che vede la formazione di nuovi partiti, l'allontanamento di alcune formazioni politiche, il deterioramento dei rapporti anche personali. Insomma, non è più una coalizione che colpisce al cuore gli italiani. Siamo diventati una coalizione un po' sgangherata che per la verità rischia di rimanere fuori dal gioco politico dell'alternanza di governo. Io credo che, come sempre è avvenuto nella storia del nostro paese, questo paese si può governare soltanto da posizioni moderate. Chi grida, protesta, accusa, si fa sentire, è bravo nella polemica, è bravo nella rivendicazione,
è bravo nella demagogia, è bravo anche nell'ottenere consensi in un momento in cui sembra deteriorato il rapporto tra la politica e la gente. Però non è da quelle posizioni che si governa un paese complesso e difficile come l'Italia. Occorre quindi un recupero della politica su posizioni moderate. Io, prima del problema della leadership, mi porrei il problema dei contenuti politici, io mi porrei il problema di una linea politica, di una posizione politica, che al momento non può che essere quella di un'alternativa a Renzi e al renzismo, ma di un'alternativa seria, netta, non sguaiata, non così esageratamente polemica, barricadiera, ma una seria opposizione come tutte le opposizioni fanno nei paesi democratici. Il problema della Senta, leadership verrà un attimino dopo. professore, Berlusconi fa un ragionamento, a mio modo di vedere, molto chiaro. Leggendo l'ultima intervista sul giornale, Berlusconi dice senza mezzi termini: senza di me Forza Italia non vince. Questa è la prima affermazione. E la seconda affermazione sembra banale, ma deve comunque far pensare. Berlusconi dice: se noi non recuperiamo i nostri vecchi elettori, la sconfitta è assicurata. Quindi su questi due poli, la sua presenza da un lato, e l'entusiasmo di cui lei parlava precedentemente intorno a un progetto, un'alternativa, intorno a questi due poli si articola la posizione di Berlusconi. Lei che cosa ne pensa? Penso che Berlusconi dica due cose sostanzialmente esatte. La prima è oggettiva, matematica. Berlusconi, pur avendo un'immagine un po' deteriorata, meno carismatica, resta pur sempre uno che ha i voti. Forza Italia, nel momento di maggiore crisi, alle ultime regionali, ha avuto una media nel paese intorno al 14%, che non è affatto trascurabile. Non c'è centrodestra, non c'è alternativa di governo in Italia senza, che prescinda da Berlusconi, senza Berlusconi. Quindi Berlusconi è coessenziale. L'altra verità è che è una posizione, quella del richiamo dei riservisti, degli elettori persi, molto importante. Non vorrei però che le stalle si chiudessero quando i buoi sono già usciti. Noi dobbiamo pensare che poi la caratteristica dell'elettorato italiano, c'è chi va e c'è chi viene, anche di conquistare nuovi elettori. Intanto perché c'è questo fenomeno del grillismo che in fatto di demagogia e di populismo ha superato e quindi è accattivante nei confronti di coloro che votano di pancia, che per certi periodi si riconoscevano anche nel centrodestra e in Forza Italia. Adesso, diciamo, sono più attratti da Grillo o da Salvini, mentre il voto moderato oggi va recuperato. Abbiamo un altro grande competitor in quest'alveo, che è Renzi, che sta facendo una battaglia all'interno del suo partito contro la sinistra interna, per cui rischia di essere, ecco, suadente nei confronti di quella parte più moderata del nostro elettorato. Tuttavia, io auspico una ristrutturazione del sistema politico e probabilmente ci arriveremo, perché lei fa bene a dire che il referendum istituzionale dell'ottobre prossimo sarà uno snodo politico importante. Io penso che quello non soltanto determinerà le successive elezioni politiche, quanto potrebbe essere anche uno snodo per la frantumazione, la disaggregazione, la successiva riaggregazione delle forze politiche in maniera diversa da quelle che hanno contrassegnato la lotta politica negli ultimi 20 anni. In attesa di ciò, però, occorre ricompattare quello che c'è. Noi abbiamo un centrodestra diviso, sfilacciato, ma che non può essere governato da Salvini sulle posizioni di Salvini. Senta, sempre Berlusconi,
In questa intervista interessante ha fatto un'affermazione molto forte. Ha detto: Forza Italia non è la destra, noi non siamo la destra, noi siamo un partito di centro. Questo lo ha precisato a chiare lettere. Ma la cosa che mi fa pensare, e le vorrei sottoporre questa domanda. La coalizione di centrodestra è data per sconfitta in tutti i sondaggi che si fanno, tranne che a Roma. Tranne che a Roma, ma a Roma sta succedendo quel patatrac di cui noi abbiamo parlato. Per cui l'opposizione a Renzi, e lei aggiungeva al renzismo, è diventato un monopolio di 5 Stelle. Non ci sono altri dall'opposizione. Com'è stato possibile questo travaso di funzioni, diciamo? Il centrodestra si è sempre opposto a Renzi. Poi, adesso c'è 5 Stelle. Come è stato possibile andare da una parte all'altra? Beh, qui insomma abbiamo risentito di una linea politica un po' ondivaga, poco Sì. definita. Noi in qualche modo abbiamo accompagnato la genesi del governo Renzi col dialogo sulle riforme, il cosiddetto patto del Nazareno. Poi abbiamo fatto delle scelte più coerenti rispetto alla Sì. nostra storia di opposizione, di profondi assertori del sistema bipolare dove c'è chi governa e chi sta all'opposizione, però non siamo riusciti ad uscire dalle secche di un equivoco per il quale paghiamo una conseguenza, quella di non essere identificati come l'alternativa a Renzi, perché siamo un'opposizione spesso dialogante, talvolta siamo sembrati consociativi. Per cui, ecco, dicevo prima, è un problema di linea politica, deve essere più netta, più chiara, più anche avvertita all'esterno, più spiegata all'esterno. Diamo l'impressione di essere un po' in mezzo al guado, una forza di lotta e di governo, secondo l'antica terminologia degli anni Ottanta, una forza politica, cioè che rimane un poco equivoca. Per cui c'è questo movimento che fa una polemica un po' sguaiata e risulta più visibile come opposizione a Renzi. Il rischio c'è di un'alternativa secca Renzi-Grillo. Io non credo che saremo fuori dai giochi nelle tre grandi città alle prossime amministrative, dove penso conquisteremo in molti casi, dove siamo uniti, il ballottaggio. Penso piuttosto che rischiamo di uscire fuori dal gioco politico anche a causa di una legge elettorale che francamente non conviene né a Renzi né al sistema politico, favorisce soltanto chi è alternativa a questo sistema politico sulla base di una protesta, di una polemica sterile, ma che al di là del populismo e della demagogia non ha una proposta di governo alternativa né una classe dirigente credibile da proporre al Paese in alternativa a chi è stato finora a Bene, guidarlo. senta una cosa, Salvini e la Meloni cavalcano i temi un po' più, come dire, beceri della competizione elettorale, l'immigrazione, l'ordine, la corruttela, sono questi, diciamo, i temi sui quali insistono. Ecco. La cosa che volevo notare e sottolineare è che lei ha individuato, diciamo, qual è il limite di questi due rappresentanti della destra, cioè la mancanza proprio di un progetto politico, di qualche cosa di ampio respiro. Ora le chiedo, è possibile in questa epoca concepire una destra, come dire, ultranazionalista?
populista, una destra antistorica, è possibile concepirla. E il nostro paese come si deve regolare? Ma io registro che purtroppo in Europa soffia forte questo vento del populismo, della demagogia, dell'estremismo, che vede proprio nel fenomeno dell'immigrazione il suo manifestarsi più emblematico, ovunque, anche in paesi di straordinaria ed antica L'Austria. civiltà, ma anche l'Inghilterra, adesso è risorgente in Germania, in Spagna, ovunque, in Europa, in Grecia, ovunque in Europa monta. Questa destra che non fa onore alla destra storica, liberal-democratica, moderna, di cui siamo stati, di cui siamo Sì. compagni di viaggio. È una posizione che c'è anche in Italia, rappresentata da Salvini, ma è una posizione che, come dire, va in qualche modo governata, spiegata, edulcorata, digerita. Ma che non può essere una proposta di governo. Siamo in un'Europa che ha difficoltà, che arranca, che vive di egoismi e di contraddizioni, ma che non può essere buttata a mare. Noi, diceva bene Berlusconi, noi siamo il centro, dobbiamo fare il centro, ma non un centro consociativo, un centro che si così, insomma, qualche volta manifesta cedimenti, un centro che stabilisce una sua linea politica e che la guida. E Berlusconi, che l'ha guidata finora, deve in qualche modo essere essenziale, perché lo è per volontà dell'elettorato, non per concessione di qualcuno, nell'intraprendere una nuova stagione del centrodestra. Ma probabilmente occorre andare oltre Berlusconi. Occorre che lo stesso Berlusconi immagini un'alternativa a se stesso, ma comunque una guida moderata, di una coalizione che deve essere risposta di governo non in termini demagogici, populistici ed estremistici, ma in termini costruttivi, di dialogo. Noi siamo il Partito Popolare Europeo che guida l'Europa. Noi siamo reduci di quel filone del popolarismo, della liberal democrazia, e quindi, in quanto eredi di questa grande tradizione, dobbiamo governare anche queste forme di estremismo. Del resto, insomma, Bossi sbraitava molto più di Salvini e con Berlusconi, leader, diciamo, non ha registrato, come dire, la Lega una presenza divaricante nell'ambito delle istituzioni italiane. È stato un fenomeno, tutto sommato, governato. Senta, l'Italia ha sfiorato il disastro, il collasso completo con le due crisi mondiali economiche e finanziarie, quello del 2008-2011. Lei ricorderà cifre pazzesche. Debito straordinario, lo spread quasi a 500 addirittura. Ricordo una sera con Monti, sembrava da un momento all'altro che non si pagassero più gli stipendi, se lo ricorderà Sì, certo. questo periodo. Ecco, adesso sembra che, come dice, il respiro è ancora un po' affannoso, però il respiro si è fatto un poco più lungo. Ora, che ne pensa proprio, ecco, di Renzi e del suo governo, proprio spassionatamente? Le dirò, io non attribuisco a Renzi il merito di aver portato fuori il paese delle secche. È stata una congiuntura internazionale, l'economia che riprende un po' dappertutto, gli indici che lentamente, tra mille contraddizioni, risalgono, il petrolio che ha visto un calo vertiginoso del suo costo. Insomma, ci sono state delle congiunture importanti, diciamo che il fattore C ha aiutato Renzi e il governo Renzi, il quale però sta conducendo una politica di una certa coerenza, molto votata all'immagine, molto votata
lisciare così il pelo alla gente, all'elettorato, anche con piccole concessioni demagogiche e soprattutto vendendo a meraviglia un prodotto che non è così prelibato co come lo presenta. È un grande comunicatore, diciamo, è un Berlusconi moderno, io però, insomma, tra l'originale e la fotocopia, insomma, non avrei difficoltà Ed nella è un scelta. democristiano e toscano, aggiungo queste due cose, attributi che secondo me rendono un poco. Il democristiano conosce la gente, cioè ha un po' di popolarismo, quindi ce l'ha. E poi è toscano, con la battuta facile. Sicuramente ha popolarità, si pone bene, penetra il video, come si dice oggi in Sì. televisione. Io auspico una ristrutturazione del sistema politico italiano affinché così in qualche modo si ricomponga quest'alveo dei moderati e sia un'alternativa seria all'estremismo di destra o di sinistra o della demagogia del populismo oggi incarnati da Ecco, Grillo. senta Questo una cosa, sì. scendiamo un pochettino soltanto di tono e poi andiamo alla provincia di Avellino, ma la sorvoleremo. E come vede la nuova Costituzione? L'abbiamo detto in un certo momento che sarà il momento clou. Questa riforma come la giudica? Allora, le dirò, innanzitutto, questo comporta a me un ragionamento. Io credo che Renzi stia giocando a poker, da giocatore di azzardo. I rischi di dichiarare fuori o dentro, prendere o lasciare, se il referendum viene bocciato, io vado via, è un rischio che si sta assumendo, perché è una. Come dire, una eventuale caduta senza rete e il rischio è forte. Io sono da un lato molto critico nei contenuti, per i contenuti di questa riforma. Dall'altro penso che bocciata questa riforma ci potrebbe essere una caduta nel vuoto. È il rischio serio di portare al governo delle incognite, tutto sommato delle incognite. Sono critico nel merito della riforma perché vedo un assottigliamento degli spazi di democrazia. Vedo una concessione alla demagogia imperante nel paese. Vedo questo gentismo, come lo chiama De Rita, questa filosofia della gente. Imperante, la gente va in qualche modo guidata, educata, non assecondata nei suoi impulsi. Sarò impopolare nel dire questo, ma non si fa la riforma del Senato o si aboliscono le province soltanto per risparmiare qualche stipendio. Si fa la riforma della provincia dicendo ai consiglieri provinciali non prenderete un euro, ma salvaguardando le istituzioni democratiche. Abbiamo un ectoplasma oggi, non si sa se c'è o non c'è la provincia. L'unica cosa certa è che il cittadino è stato espropriato di un diritto sacrosanto di eleggere i suoi rappresentanti di governo alla provincia. Al Senato andremo a scomodare i sindaci e consiglieri regionali, ma ne manca di lavoro ai sindaci e ai consiglieri regionali, appunto da farli diventare anche senatori. E questo perché? Perché dobbiamo risparmiare degli stipendi. Si tolga l'indennità. Complessivamente, chi vuole faccia politica per la gloria, come atto di servizio, non come dire, si metta mano alle istituzioni, innanzitutto in maniera segmentata. Chi ha concepito le nostre istituzioni con un sistema di pesi e contrappesi lo ha fatto scrivendo la Costituzione, quindi un disegno istituzionale organico, non eliminando oggi le province, domani il Senato. Riorganizzando il tutto. Ovvio, passata la paura del fascismo, viene meno l'esigenza di una doppia lettura, c'è l'esigenza di un riordino delle competenze, ma non si fa sulla spinta, di una,
volontà di fuori politici dalla politica, rimarrebbe ben poco, fuori politicanti dalla politica. E quindi chi sta in politica per guadagnare non può stare, perché chi Ok. serve le istituzioni non prende le indennità. Stabiliamo questa regola, però conserviamo le istituzioni democratiche del paese. Quindi nel merito sono molto critico, però da un lato temo anche che affondare questo referendum possa far correre ai paesi seri Qualche rischi sulla tenuta rischio, democratica. perché non si sa dove si va a parare in caso di caduta. Beh, senta, passiamo alla provincia di Avellino. E ci passiamo con una notazione molto semplice, che per certi versi, come dire, suscita anche qualche perplessità. Non so se lei ha notato che negli ultimi giorni, qualche mese addietro, stanno sorgendo in provincia di Avellino, anzi ad Avellino, una serie di gruppuscoli, di movimenti, la maggior parte composta di ex democristiani, rivoluzionari cristiani di Rotondi, i neostrucciani popolari di Giuseppe De Mita, i Mastelliani di Forza Italia. Sono tutte sigle che sono apparse negli ultimi mesi. Non sorrida. Come giudica questo, chiamiamolo, pubblicolo? Ecco, che resa si è fatta? Perché è una spia questa. Potrebbe essere, in parte lo è, una voglia di partecipazione alle vicende sociali e democratiche e politiche del paese, di gente che non trova spazio nei contenitori tradizionali della politica nostrana e quindi si rivolge a forme più o meno genuine di associazionismo. Poi ci sono le associazioni fatte ad usum delfini, ad uso del sovrano, di coloro che le promuovono per accrescere la propria forza contrattuale e dire io sono qualcosa al di là della mia persona perché guido un gruppo. In quest'ultimo caso c'è meno nobiltà, c'è molta strumentalità e la cosa è destinata ad Allora, essere prendiamo di scoperta. lato nobile che lei Sì. dice che attribuisce a questi avvenimenti. E coloriamolo anche di un altro dato, della nostalgia. Siccome sono ex democristiani, li ho citati tutti, ecco, non è sempre ricorrente questo tema quando si ricompone la democrazia cristiana. Perché non ricomponiamo la democrazia cristiana? Si può ricomporre la democrazia Guardi, io confesso che alla categoria degli orfani mi iscrivo anch'io, cristiana? nel senso che non rinnego le mie origini, non rinnego le mie appartenenze e i miei ideali. Oggi riproporre la democrazia cristiana sarebbe un'operazione nostalgica, noi dobbiamo riproporre i valori moderati, la politica europea. Tutto ciò che ha contrassegnato e ha prodotto in Italia 50 anni di progresso, di civiltà, di benessere. La democrazia cristiana non è stato un incidente della storia e non dovrà passare la storia con il partito della corruzione. Ha fatto cose molto più belle. E quando la cronaca consegnerà alla storia la valutazione di questo partito, vedremo che ci sarà molta più generosità. Ma sicuramente tutte queste persone che si inventano sigle, si inventano movimenti, che potrebbero avere anche la nobile idea di una partecipazione democratica, non fanno il bene dell'ADC. Il bene dell'ADC consiste, come dire, innanzitutto nel riscattare
l'ignominia che le è scesa addosso a seguito della corruzione endemica della sua classe dirigente. Bene ne facciamo a parlare in termini più positivi e soprattutto ad onorarla nel momento in cui siamo ancora presenti nelle istituzioni. Io sono stato per ben 4 consiliature consecutive consigliere provinciale. In tutte e 4 le consigliature i democristiani erano maggioranza assoluta, diversamente collocati nelle diverse formazioni politiche, tra maggioranza e opposizione, eravamo sempre in maggioranza. Questo dimostra che c'è stata una cultura politica forte, anche una palestra di formazione politica interessante, inevitabile. In qualche modo andrebbe rivalutata questa storia e riscoperta. Ecco, l'organizzazione del partito. Nei nostri partiti oggi manca l'organizzazione del partito, in tutti i partiti. Non soltanto nel nostro, che semmai ha qualche giustificazione in più, perché è stato sempre vissuto come un movimento intorno ad un leader carismatico. Però l'organizzazione oggi è essenziale per filtrare militanza e per formare classe dirigente. Bene, Ciò che non ha Grillo. bene. Senta una cosa, illuminiamo per un momento Forza Italia in provincia. Deve convenire con me che è quasi assente. Non credo che si presenti in tutti i comuni dove si fanno le elezioni amministrative. Secondo lei a che cosa è dovuto, al di là dei personalismi che bandiamo e mettiamo sullo sfondo, a che cosa è dovuto questa eclissi quasi totale? Come la vede lei? C'è questo, Forza Italia ha risentito da sempre di un'impostazione culturale e politica tutta imperniata sull'immagine di un leader che fin quando ha tenuto è stato, come dire, la carta vincente del partito, perché da solo trainava, non c'era bisogno di un partito organizzato, diffuso sul territorio, che era presente, fosse presente nei comuni. Oggi tutto questo non c'è più, oggi c'è l'esigenza invece di un partito organizzato. Io vedo ancora che diciamo partito light, partito movimento, partito leggero. Io sono dell'avviso che invece un partito debba essere pesante, cioè deve essere organizzato sul territorio, ma questo per formare classe dirigente, per dare l'opportunità a chi vuole impegnarsi nella vita sociale di essere sostenuto da un partito, anche nelle sue esperienze politiche di candidatura nella propria realtà comunale. Deve trovarsi, ecco, un partito che lo sostenga, che lo supporti. E questo è mancato al nostro partito, è mancato ad Avellino, è mancato a Roma, è mancato dappertutto. Con la differenza che se un tempo l'immagine del leader supportava le altre mancanze, oggi non è più così e oggi si sente, per cui questa eclissi è l'eclissi in parte di Forza Italia dalla politica organizzata e strutturata in Italia, in parte dei partiti, perché anche gli altri partiti, il PD c'è ed è l'unico partito che ha una sua struttura, ma è così dilaniato, conflittuale, che fa rimpiangere il fatto che ci sia. Ecco, ma proprio questo è la cosa strana, curiosa. Ad Avellino, ad esempio, l'amministrazione Foti è attraversata da continui contrasti, scontri personali, scontri tra correnti, perché esistono ancora le correnti, non si richiamano più a ideali. La corrente di base, tanto per dire, no, la corrente di Famiglietti, la corrente di Rosetta D'Amelio, ormai siamo a questi livelli qui. Però fanno più notizia questi ripicche personali, questi scontri personali, che l'opposizione che fate voi al comune di Avellino. Cioè, se uno dovesse dire: ma l'opposizione di Forza Italia dove sta? Che fa? Che dice? Boh, io non l'ho trovata, non la trovo sul giornale. Dice: ma non ci stanno molti giornali. Ma quel giornale che ci sta? Boh, non ci sta niente.
come avete questa situazione? È tutta all'interno di una logica politica che vede i partiti assenti, ora al di là delle capacità dell'impegno dei singoli consiglieri comunali, è il prodotto di una politica che non riesce ad essere presente sui problemi. Siamo all'interno di quel partito-movimento che è stato concepito, di un partito leggero che affida i suoi rappresentanti tutte le prerogative e tutta l'opposizione. Del resto questo spiega, caro direttore, perché in una città, la città capoluogo, che ha avuto 10 anni con Di Nunno, 9 anni con Galasso, adesso questi anni con Foti, di una conflittualità endemica, fanno notizia soltanto questi conflitti che ci sono, non le azioni di governo di una città che muore, questo al di là, a prescindere dai meriti o dai demeriti delle persone. E puntualmente il centro-sinistra poi vince le elezioni, vuol dire che dall'altra parte non c'è un'alternativa di governo credibile. Purtroppo noi siamo avvitati intorno a questo meccanismo perverso per cui prende piede, si fa spazio, un movimento che non ha classe dirigente, che non ha una politica costruttiva, ma che rispetto allo scenario di una maggioranza che passa il tempo a litigare, di un'opposizione che non si attrezza per sostituirla, prolifera e va avanti, però non credo sia il rimedio, anzi è un rimedio peggiore del male questo. Adesso che lei ha, come dire, fotografata la situazione, scaturisce una conseguenza che il preside di Sicilia ha detto all'inizio, guarda sempre con distacco le cose, oggi lo guarda con maggiore distacco ancora le cose. Che fa? Ma guardi, Legge giornale, legge libri. la politica è una malattia incurabile. Chi ce l'ha la coltiva a E lei vita. ce l'ha nel sangue. Io ce l'ho nel sangue, ahimè, non sono un pentito, per cui continuo ad interessarmi e da una posizione privilegiata, con un leggero distacco. L'anno scorso, in questi tempi, ho svolto una sfortunata campagna elettorale alla regione dove, nonostante il soddisfacente consenso che ho ricevuto per questioni legate alla coalizione, al partito, non sono stato premiato come mi aspettavo di essere con una elezione che in qualche modo completava un percorso politico tutto sommato dignitoso e costruito con le mie mani. È un punto però di osservazione, quello attuale, privilegiato perché tra l'altro non ci sono scadenze prossime, mi consente la riflessione, mi consente anche quell'equilibrio che spesso da attore protagonista non si ha. Sono molto attento a ciò che avviene, scrutando l'orizzonte per capire quali sono le prospettive politiche, le prospettive del paese, cercando di orientare anche i miei comportamenti in coerenza e in fedeltà a quei principi a cui lei ha fatto riferimento, quei principi che hanno reso grande la storia d'Italia, quei principi che sono sempre eterni e quindi valgono la pena di essere vissuti in prima persona come testimoni e interpreti. Bene, la ringrazio moltissimo per la conversazione che abbiamo avuto. È molto difficile trovare esponenti di Forza Italia che in questo periodo si sottopongono ad un'intervista. Molto difficile. Lei ha accettato il mio invito, così come dire, Grazie a lei per l'invito, direttore. con grande disponibilità, sapendo anche che arrivava qualche domanda un Insidiosa. pochino pungente, ma comunque. Ho fatto appello al suo buon cuore e la cosa è stata giusta. Va Grazie a lei benissimo. per avermi ospitato e ai telespettatori per averci seguito. La ringrazio. E ringrazio il regista Francesco Lignite per la collaborazione tecnica. A voi tutti buona serata.